70 tele, 10 sculture e 30 maioliche di 13 artisti siciliani di fama nazionale e internazionale esposte a Palazzo Moncada nella mostra Colori Anima di Sicilia, organizzata dal Rotary Club di Caltanissetta in collaborazione con l'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo, il Comune e la Proloco. Opere di arte contemporanea, alcune delle quali interpretano in chiave moderna i riti della Settimana Santa. Una mostra che resterà aperta al pubblico sino al 9 aprile, al termine della quale gli artisti doneranno alcune delle loro opere per dar vita al Museo di Arte Contemporanea. Un'esposizione che sinora ha riscosso un notevole successo e che è stata visitata non solo dai nissegni, ma anche dai tanti turisti in visita in città in occasione della Settimana Santa, che hanno così potuto osservare l'estro e la creatività di Liliana Conti Cammarata, Nicolò d'Alessandro, Silvana Lunetta, Michele Valenza, Salvatore Vitale, Andrea Vizzini, Floriana Rampanti, Francesco Guadagnolo, Pippo Madè, Giacomo Alessi, Totò Amico, Giuseppe Burgio e Giuseppe Butera. Il Rotary Club ha pensato di promuovere una mostra di artisti siciliani che avevano raggiunto un'affermazione a livello nazionale e internazionale, con la richiesta a questi artisti di donare un'opera in maniera tale che si potesse fondare il primo nucleo del Museo di Arte Contemporanea. E speriamo che questa iniziativa sia propedeutica alla realizzazione e una crescita costante del Museo di Arte Contemporanea, che potrebbe portare un fermento culturale e artistico attorno a questa idea. Già devo dire che sia il Comune che gli artisti contattati sono stati ben contenti dell'iniziativa, hanno partecipato e possiamo contare di avere circa 70 tele, una decina di statue e circa 30 maioliche. La mostra ha avuto un forte consenso da parte di tutti i visitatori, che sono rimasti meravigliati della bellezza delle opere. Speriamo che nel futuro si possano ripetere queste iniziative.